Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. È un video un po' particolare. Perché? Perché ho letto i commenti di uno dei miei ultimi video e c'era una grande quantità di gente che mi chiede di fare il Draw My Life. E allora gli ho detto: ma sai cosa? Lo voglio fare il Draw My Life. Lo volevo farlo per il milione, ma stavo lavorando al libro e quindi non aveva senso far uscire un Draw My Life se usciva poi il libro. Il libro però è uscito e quindi magari c'è modo di raccontarvi di più della mia vita. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato una tavoletta grafica. Questa qui, ok? Perché già non sono bravo a disegnare, se devo farlo, devo farlo divertendomi e quindi al computer è 3 volte più bello. Questa è la tavoletta grafica, no? È piccolina, ho preso una di quelle più sceme che ci sono in realtà. Per prendere un po' la mano, ho deciso di fare questo video. E questo video si chiama Ritratti degli YouTubers. Ho già fatto una prova e fa troppo ridere. È bellissimo. Quindi bando alle ciance, iniziamo con i ritratti degli YouTubers. Questa, vedete, questa schermata bianca è in realtà Photoshop. È come se fosse un foglio bianco. Direi, bando alle ciance, iniziamo davvero. Il primo con cui voglio sperimentare questa cosa è il mio coinquilino Stampy. Stepney, scusate, volevo dire Stepney. Cercherò di riprodurla al meglio delle mie capacità. La cosa più importante per partire con un ritratto sono gli occhiali, cose di questo tipo, perché comunque Stefano c'ha gli occhiali che sono un po' squadrati. Direi che gli occhiali sono piuttosto uguali. Poi lui c'ha questa caratteristica degli occhiali con le cose, ok? Io direi che possiamo fare gli occhi sono, c'era piccolini per gli occhietti, ok? Poi come vedete c'ha sempre gli occhiali, quindi facciamo qualche effetto così molto, sembra un tossico di già. Poi io direi, facciamo anche il naso ovviamente deve essere realistica comunque, nero per rappresentare le narici. E fin qui, ragazzi, io direi somiglianza incredibile. Poi ovviamente mancano le sopracciglia, e le sopracciglia qui ce l'ha un po' che fa una curva un po' acuta, quindi ok. E per ora direi grandissimo risultato. Stefano in realtà c'ha la faccia che è un po' squadrata, sembra in questa foto, però come vedete c'è la zona tra gli occhiali e la fronte che rientra quando ci sono gli occhiali. Quindi è una cosa importante questa. Poi scendiamo giù per la mascella. Qua c'è un po' il mascellone alla Simone Pacello. Qua torniamo su. C'è il piercing, quindi facciamo il piercing. È importante che lui ci tiene il piercing. Ragazzi, direi che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ora manca la zona dei capelli. La zona dei capelli, c'aveva i capelli un po' va nell'angolino piano piano. Ok. La bocca, anche la bocca molto importante. Io direi facciamola giù. Poi lui c'ha sempre un po' di barbetta, diciamo così, la barbetta incolta. Mamma mia, raga, spettacolo! Mi devo prendere a disegnare i manga. Anche se di qua manca un orecchio, quindi io lo farò così. Qui c'è solo una cosa che esce con una pallina bianca. Quindi, ragazzi, io direi che come Stepney è perfetto. Questo sembra una di quelle cose che trovi tanto su Facebook con scritto prova le differenze. Spettacolare. Pensare che per fare strappo ci ho messo 5 minuti buoni. Ora, il prossimo direi che potrebbe essere Giuseppe. Ah, quindi all'angolino. Allora, Giuseppe. Allora, facciamo la fronte un po' così. Anche qui alte sopracciglia. Allora, i capelli vanno un po' dentro. Poi tornano fuori. Poi scende così. E questi sono i capelli, come potete vedere. Molto folti. Perfetto. Poi gli occhi. In questa foto sembra non avere occhi. Cioè, è tutto nero. Quindi facciamo una cosa. Ok. Raga, spettacolo, raga, è uguale. Poi la bocca parte subito da sotto al naso e c'è una striscia di denti, solo quella sopra si vede. Perfetto. Poi lo zigometto. E poi, ovviamente, c'è un po' il collo così. La maglietta è nera, ovviamente, quindi la facciamo nera. Ragazzi, spettacolo! Spettacolo! Ah, sai cosa mi sono scordato nell'altro ritratto? Di firmare. Vai, firmiamo. Un bijou. Ora invece, per finire i mates, tocca a Sasha. Allora, Sasha c'è un po' da selezionare perché la foto è troppo grande. Per Sasha, io direi, allora, partiamo naso e occhi. Facciamo prima la fa... No, naso e occhi. Allora, c'è sto naso un po' con la gobbetta. Ok. Oddio. Oddio. Non è un naso questo. Oddio. Allora, qua la narice, qui l'ombretta, un attimo l'ombretta. Poi c'ha ste sopracciglia che sono un po' strane in effetti. Guarda, un po' così ad ali di gabbiano quasi. Gli occhi, allora gli occhi sono un po'. Anche di qua una bella pallona gigante. Ok, per ora direi che questo è un ritratto degno di Picasso. Poi la bocca c'ha questo sorrisetto un po' malizioso. Perfetto. Anche lui c'ha un po' la barbetta, si vede o non si vede, quindi. Ora in realtà io devo spostare tutta sta roba. Lui
lui c'ha anche lui un mascellone così. E poi da, a lui i capelli partono qua. Ok. E poi qua c'è una riga in mezzo. E poi parte il ciuffone. Ciuffone che io farei così per rispettare bene, ecco, la veridicità dei fatti. Perfetto. Ragazzi, anche Sasha direi che è un capolavoro alla grande. Ovviamente a fare queste cose io mi vado a scegliere proprio i ritratti più difficili. Simone, sarebbe un peccato non usarla in questo video. Allora, ovviamente io direi partiamo dalla faccia. Nel senso, partiamo dal fatto che comunque lui c'ha un po' in fronte. Poi qui c'ha la mascella, tra mascellona. Bisogna mettergli bene sti occhietti. Ok, con quest'altra sopracciglia così, un po' curva alla fine, quindi ricordiamocelo, se no si offende, poi già lo conosco Simone. Il naso io non so di preciso, mettiamogli un po' di ombra sotto per stare a indicare le narici. E poi la bocca che in realtà sta proprio sopra il mento. C'ha un po' lui il labbrone da Brigando Sexy. Io prenderei questa bocca e la sposterei un po' più in alto a dirla tutta. Ok, ragazzi, direi, anche se lo sguardo è un po' più dolce. Ha lo sguardo dolce in questa foto Simone, quindi. E poi i capelli, questo è uno stile un po' tutto suo particolare. C'è un ciuffo che rende e va. E ragazzi, io direi che anche Simone è completato. Un bijou, un amore, guarda, sono uguali, identici. Spettacolare. Raga, è bellissimo. Ovviamente ragazzi, io sono anche autocritico, quindi vado a prendermi anche le mie foto. Allora, andiamo a disegnare Surri. Questa foto mi piace particolarmente perché è un taglio di capelli che mi piace. Allora, io direi partiamo dalla mia super mega stempiatura. I capelli risalgono un po' qui. Poi ho la fronte giganterrima con i miei brucconi di sopraccigli che metterò così. Poi direi mettiamo gli occhiali. Messo gli occhiali un po' particolari perché hanno una forma un po' strana. Sono un po' tondeggianti ma non troppo. Io che ho fatto lo scientifico, devo andare a fare l'artistico. Ok, forse il naso poteva essere migliorato. Perfetto. Poi facciamo le stanghette ovviamente. Cos'altro? Beh, ovviamente la bocca con i baffetti e un po' il pizzetto. Raga, cioè, qua ci metto anche il cuoricino perché che cazzo è sta roba? Sono uguale. Ok, ho trovato finalmente una foto che mi garba. Alziamo le dimensioni. Favvi Genzo. Direi partiamo sempre la scena, che in questo caso è aperta, quindi nulla al caso ragazzi, nulla al caso. Perfetto, gli occhi. Aspetta, prima le sopracciglia, così so dove mettere gli occhi. Quest'occhio sborda un po', ma giusto per, è una questione di stile. Poi c'ha la bocca aperta, quindi ok. Sembra un mostro. E poi qua c'ha la lingua ovviamente. Ovviamente tutto questo lo alziamo un attimino perché non pensavo che venisse così piccolino. Capelli, allora come vedete c'ha questo ciuffetto qui che va verso di qua. Quindi partiamo verso di qua. Poi qui all'improvviso cambia direzione. Non lo so, pompata. Che scollatura fa VJ. Pina, qua lo zainetto. Un altro bijou. Questo un po' ci assomigli. No, forse no. E anche Favi J ce l'abbiamo. Cacchio, io stavo cercando qualcuno da ritrattare, ma non ci ho pensato. C'è Tudor. Eccoci qua, Tudor. Benvenuto. Allora, lui è un ritratto un po' più, diciamo, mezzo busto. Allora, io direi partiamo sempre dalla faccia. Raga, io direi partiamo dai capelli, perché non saprei come farlo altrimenti. Sta linea così. Così, qua con i ciuffetti che vanno di qua perché c'è i capelli un po' all'ingrosso. Ok, come capelli ci siamo. Poi vi farei subito le stanghette degli occhiali. Avendo gli occhiali da sole non si vede molto. Diamo le lenti degli occhiali da sole, così si nota che sono occhiali da sole. Sorriso, mica sta, c'è sto sorriso con i denti spalancati. Faccia che va così. Poi c'è la magliettina che scende, c'è il braccino. Vabbè, il braccino me ne fotto. Direi che anche Tudor, raga, è andato alla grande. Anzi, sapete cosa vi dico? Ora farò la reazione di Tudor, perché è l'unica persona che c'è in casa al momento, ai miei ritratti. Ovviamente ho comprato la tavoletta grafica. Allora, c'è Tudor, c'è Ciao. Giuseppe, bastate un po' non ti si vede. E ho provato a fare i ritratti di alcuni youtuber. No, non è touch, c'è la pennetta. Io ho fatto l'artistico. Sono partito da Stepney. Insomma... Vabbè, un po' tipo Picasso. Esatto, Vabbè, è rivisitato. È inventato un nuovo stile d'arte. Poi ho provato Sasha. Il mio nome lì. Non ti preoccupare. Ho provato Sasha. Sasha è terribile. Ma sono storti gli occhi. Non sono storti. È che c'è la fronte un po' piccolina. Ma questa cosa te l'hai fatta appositamente te. Sì, per la gobba. Pare una tromba, pare. Che dal naso gli esce quella roba nera. E sulle narici. Poi ho fatto Giuseppe. Ma che problemi ho? Non sono io
c'è anche la firma di tutti questi disegni, no? Quindi sì, perché se voglio rivendere c'è l'impegno. Poi ovviamente ho provato anche me stesso, perché non è che dici mi sembra il cane lupo. Chi è il cane lupo? Però sai, sopra non è bruttissimo, sotto la bocca mi sopra. Ho anche il cuoricino messo, cazzo vedete? Da solo te lo metto il cuoricino. Esatto, allora poi no, poi ho provato Simone. Minchia, si sa che quello che ci assomiglia di più, però. Che la facile, bocca cioè, ma la bocca non sono capace. E poi mancava ho detto chi manca? Manca Favij. Ho provato anche Favij. Questo è Caruccio. Ci assomiglia un questo po'. Questo è carino, sì, questo è carino. Okay. Sempre questo. Il naso non so, sempre fare queste cose nere, le perché ho solo le narici. Ma ne mancava uno. Allora sono andato sul canale e ho detto: ma qual è qualche altro youtuber? Ho detto: ma cazzo, io ho Tudor in casa, facciamo Tudor. Che è uscito fuori? Ah, guarda! Guardando gli altri non è bruttissimo. A parte che anche io sono un po' Ah no, minchia, io perché non vedo un cazzo da lontano, però no, non è. Vabbè, cioè vabbè. Ma sai che c'è quando facile, fa... Esatto, quando c'è gli occhiali. Il capello non ci sta tanto. Ma sì, vedi, ho messo anche il. Che hai preso la tavoletta grafica in tutto il gioco? Per fare questo video. Per fare un video, le pagare 10 euro quelle cinesi. Cosa? Quindi euro, è venuto su schifo. Fatto il video, adesso rimaniamo indietro. Fatto Amazon. Esatto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Mi ringrazio tantissimo per la visione. Gente, se volete altri disegni surreali, ecco, scrivete qua sotto youtuber di cui fare il ritratto. Ma personaggi tipo famosi. Esatto, tipo Angelina Jolie. Minchia. Ho inventato un video per da fare con la tavoletta grafica. Intanto io e nessuno lo farà, perché adesso lo dico così nessuno può fare. Se lo dico e poi lo fanno. Vai. Facciamo indovina chi, quella che fate voi con la tavoletta grafica. Al posto di far vedere un elemento, ognuno deve disegnare. Per questo video è tutto, vi do la soddisfazione. Ci vediamo. Ciao, bella.